Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. La Juventus ha raggiunto un accordo con il Manchester United per il prestito con obbligo di riscatto di Jadon Sancho. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Secondo RMC Sport, l'esterno dei Red Devils è sempre più vicino alla Juventus, nonostante l'interesse del Chelsea. Sancho, classe 2000, ha giocato 158 partite e segnato 53 gol con il Borussia Dortmund. Con il Manchester United ha collezionato 83 presenze e 12 reti, oltre a numerosi match con le squadre giovanili. In nazionale, Sancho ha disputato 23 partite segnando 3 gol, più 36 match con le giovanili, realizzando complessivamente 23 reti. Nel suo palmares ha vinto una Coppa di Germania, una Supercoppa tedesca, una Carabao Cup e un Mondiale Under 17. Thiago Motta, dopo la cessione di Chiesa, troverebbe subito un nuovo esterno di grande potenziale. Sancho dovrà dimostrare il suo talento alla Juventus, cosa che a Ten Hag non è riuscita al Manchester United. Questo trasferimento rappresenta una grande opportunità sia per Sancho che per la Juventus. Cosa ne pensate di questo acquisto ed in generale del lavoro di Giuntoli? Se volete condividere la vostra opinione su questa trattativa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Grazie amanti.